Risponde la Fiorentina con la tedesca Breitner, lo scarico per Zanoli, prova il cross al centro, sarà Di Criscio a mettere in angolo, primo angolo della partita, la conclusione velletaria di Mascarello che non impensierisce Mangui, poi ci prova anche Bonetti dalla distanza, attento il portiere francese del Napoli, Napoli che passa in vantaggio meritatamente, la punizione defilata sulla sinistra di Enrico, non tocca Di Criscio, l'esultanza del numero 22 del Napoli, passa in vantaggio con merito la squadra di casa, prova a rispondere la Fiorentina, il tocco per Breitner, la tedesca alza troppo la mira, si dispera, una buona chance per la Fiorentina, poi dopo il cooling break, punizione di Bonetti, si fa trovare nella terra di nessuno il portiere del Napoli, ottimo movimento di Sabatino, colpo di testa a scavalcare il portiere avversario, al minuto 32 1-1 la rimette in piedi la Fiorentina, esulta Daniela Sabatino, l'azzurra ex attaccante del Sassuolo, aveva firmato due gol contro l'Inter all'esordio, qui pareggia le cose per la formazione di mister Cincotta, Mascarella, lo scarico per Bonetti, prova il destro, pallone che termina largo alla destra della porta del Napoli, ci prova ancora la formazione di casa, il cross della francese Huchet, prova ancora una volta la correzione Martinez, attenta sull'attaccante del Guatemala, Orstrom, preferita a Schoffenegger, qui ancora l'affondo di Zanoli sulla sinistra, lascia filtrare il pallone Mangui, poi al minuto 43 il clamoroso errore di Groff, scarica all'indietro senza guardare, non si accorge che il portiere è troppo centrale, il servizio è nello specchio della porta, pallone che termina in rete, clamoroso autogol, esulta la Fiorentina per il regalo inaspettato, lo rivediamo ancora una volta, è l'episodio che senza ombra di dubbio orienta la partita, è una mazzata psicologica per il Napoli che al termine del primo tempo si trova sotto 2-1 dopo non aver demeritato, qui il salvataggio invece di Oliviero sul tentativo di Vigilucci, inizia il secondo tempo che è nel segno ancora della Fiorentina, il fallo su Sabatino, batte rapidamente Bonetti la punizione, è tutto fermo il Napoli, ne approfitta Mascarello, tocco di sinistra a scavalcare Mangui, 3-1 dopo 5 minuti, è il gol che di fatto spegne le velleità di rimonta delle ragazze di casa, anche perché arrivano altri due squilli della formazione viola, prima in classifica il rigore per il fallo del numero 7 Cafferata sulla portoghese Neto, dal dischetto trasforma Sabatino malgrado Mangui intuisca e tocchi il pallone, secondo rigore consecutivo trasformato da Sabatino dopo quello contro l'Inter, 4-1 per la Fiorentina, siamo al minuto 56, ne passano altri tre e la Fiorentina trova il gol del 5-1 con Togersen, il sinistro a incrociare di Sabatino, non può nulla a Mangui, 5-1 per la Fiorentina, tripletta per Sabatino, capocannoniere della Serie A Team Vision, si porta a casa il pallone, qui un break del Napoli, prova il destro la svedese ex Empoli Jolman, fa buona guardia Orstrom, Napoli che però continua a crederci, prova il destro Enrico dalla distanza, pallone sulla traversa, in tuffo di testa la greca Ciazzi Nicolau, trova la soddisfazione personale del gol del 5-2, rivediamolo ancora una volta, la conclusione dell'autrice del gol, del primo gol del Napoli Enrico, destro si infrange sulla traversa, il pallone resta vivo, ci crede Ciazzi Nicolau, si fionda sul tapin, colpo di testa in tuffo, gol del 5-2, non può nulla Orstrom, qui il lancio di Nocchi sul secondo palo, buona la diagonale di Zanoli, ottima la prestazione del numero 30 della Fiorentina, qui un tentativo di Nocchi, una delle nuove entrate.